Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per lezione di algebra di oggi andremo a vedere i prodotti notevoli. Nella scorsa lezione abbiamo visto come eseguire il prodotto tra due o più polinomi. Ecco, oggi vedremo dei casi particolari di prodotti di polinomi, casi particolari che chiameremo i prodotti notevoli, notevoli nel senso di degno di nota, nel senso di importante. E come vedremo saranno delle scorciatoie per risolvere velocemente appunto dei casi particolari. Ora, di tutti i prodotti notevoli che esistono, nel corso di algebra della terza media noi ci limiteremo solo ai prodotti tra binomi, cioè tra polinomi con due termini. E in particolare, cosa dovremmo essere in grado di fare al termine di questa lezione? Riconoscere appunto questi casi particolari, poi calcolare due casi di prodotti notevoli, ovvero quello che noi chiameremo il loro differenza, e infine calcolare il quadrato di un binomio. E cominciamo proprio con un esempio. Quindi, come procederemo oggi? Oggi vi farò vedere due esempi per ciascun prodotto notevole e da questi due esempi vedremo se riusciremo a ricavare la regola generale che poi applicheremo negli esercizi successivi. Ecco, il prodotto tra due binomi, ma non tra due binomi qualunque. Spero già cominciate a capire cosa c'è di particolare in questi due binomi. Comunque, andiamoli a vedere. Abbiamo 2a più 3 moltiplicato con 2a meno 3b e procederemo come abbiamo imparato nella lezione precedente, quindi moltiplicando ciascun termine del primo binomio per ciascun termine del secondo binomio. Quindi seguendo anche le linee colorate andiamo a vedere 2a per 2a fa 4a alla seconda, 2a per meno 3b fa meno 6ab, passiamo al secondo termine del primo binomio, 3b per 2a che fa 6ab e infine 3b per meno 3b che fa meno 9b alla seconda. Ci aspettavamo 4, 2 per 2 fa 4. Andiamo a cercare a questo punto i termini simili. 4 alla seconda non ha termini simili, quindi lo posso riscrivere pari pari qui. Meno 6ab ha un altro termine simile, più 6ab, anzi non un termine simile qualunque, ma proprio il e la somma di due monomi opposti ovviamente farà 0. Allora, quello che noi possiamo fare nella nostra operazione, possiamo semplicemente cancellare questi due termini perché si annullano a vicenda, come si dice. Infine rimaniamo con meno 9b alla seconda, meno 9b alla seconda. Ma consideriamo ora un altro esempio di prodotto particolare tra due binomi. In particolare qui abbiamo 5x meno 2z moltiplicato con 5x più 2z e vorrei, forse già qualcuno di voi sta capendo qual è il caso particolare che noi stiamo analizzando, no? Comunque procediamo con il nostro prodotto, 5x per 5x fa 25x alla seconda, 5x per più 2z fa più 10xz. Meno 2z per 5x fa meno 10xz e non zx, questo avrei dovuto dirlo anche nel caso prima. Io vi ricordo, quando vado a scrivere la parte letterale di un monomio, è buona regola scrivere lettere in ordine alfabetico, anche perché poi, come vedete, ci permetterà più facilmente di identificare i termini simili. E infine, meno 2z per più 2z fa meno 4z alla seconda. E come nel caso prima, andiamo a vedere quali sono i termini simili. 25x quadro lo riscrivo pari pari, più 10xz e meno 10xz sono di nuovo monomi opposti e come nel caso prima si annullano a vicenda, la loro somma fa 0. Infine rimaniamo con meno 4z alla seconda e quindi il risultato è 25x alla seconda. E ora davvero vi chiederei, mettete un attimo il video in pausa, pensate ai due esempi che abbiamo visto finora e pensate qual è, prima di tutto, il tipo di prodotto che noi stiamo andando a vedere e qual è la regola generale per risolverlo rapidamente? Ecco, quello che abbiamo visto finora è quello che si può chiamare prodotto somma per differenza. Ovvero, andando a leggere proprio la regola generale, abbiamo visto che il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, ovvero ho due monomi sommati, gli stessi due monomi sottratti, se li vado a moltiplicare insieme, il risultato finale sarà la differenza tra il quadrato dei due monomi. Se andiamo a vedere la formula
che indica questa regola, questo primo prodotto notevole, possiamo scrivere che A più B moltiplicato per A meno B, dove attenzione, A e B indicano due monomi qualunque, non solo A e B, ma potete sostituire due monomi qualunque al posto di A. Il risultato di questo prodotto, come abbiamo visto nei due esempi precedenti, si può scrivere come A alla seconda, quindi il quadrato del primo monomio, meno il quadrato del secondo monomio, b alla seconda. Passiamo ora al secondo caso di prodotto notevole. Come vedete, ho di nuovo un binomio, in particolare un binomio abbiamo già incontrato nel primo esempio, ma invece di moltiplicarlo con la di quadrato, quindi qui non sto a rivelare nulla di particolare, il secondo caso sarà appunto scusate, il quadrato del binomio, quindi 2a più 3b alla seconda. Ora, questo quadrato, voi sapete, fare il quadrato di un numero significa prendere un numero, una quantità, moltiplicarla per se stessa. E così faremo anche noi. Prendiamo il nostro binomio, 2a più 3b, lo andiamo a moltiplicare per se stesso. E di nuovo andiamo a applicare le regole che abbiamo imparato alla lezione precedente per il prodotto tra due binomi. Quindi, molto velocemente, 2a per 2a, che fa 4a alla seconda, 2a per 3b, che fa 6ab. 3b per 2a che fa più 6ab e infine 3b per 3b che fa più 9b alla seconda. E di nuovo abbiamo avuto quattro termini, andiamo a cercare i termini simili, 4a alla seconda che viene riscritto pari pari qui sotto, più 6ab, ecco in questo caso notate come non verrà fuori un monomio opposto, ma viene fuori lo stesso monomio, più 6ab, quindi la loro somma sarà il doppio del mio monomio di partenza, quindi più 12ab. Infine vado a scrivere più 9b alla seconda. Quindi il risultato del quadrato del binomio 2a più 3b è 4a alla seconda più 12ab più 9b alla seconda. Consideriamo il nostro ultimo esempio. Di nuovo un esempio di quadrato di binomio, di nuovo un binomio che abbiamo già incontrato qualche pagina fa, ovvero 5x meno 2z, tutto elevato alla seconda. Fare 5x meno 2z alla seconda, fare 5 meno 2z moltiplicato per se stesso. Di nuovo posso andare ad applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione, in questo caso anche la sottrazione. Quindi faccio 5x per 5x che fa 25x alla seconda, 5x per meno 2z che fa meno 10xz, meno 2z per 5x che fa meno 10xz, e qui non l'ho scritto, ma meno 2z per meno 2z che fa più 4z alla seconda, e come nell'esempio precedente andiamo a identificare x quadro che viene riscritto pari pari, meno 10x che si somma con se stesso, quindi fa il doppio di meno 10xz, ovvero meno 20xz, e infine l'ultimo termine, più 4z alla seconda. E ancora una volta io vi invito a mettere in pausa questo video, pensare ai due esempi che vi ho guidato passo passo e pensare quale possa essere la regola generale per risolvere il quadrato del binomio. Eccoci all'ultimo caso di prodotto notevole alla regola generale. La regola generale ci dirà che il quadrato di un binomio, e seguitemi bene, poi vi faccio vedere la formula, alla somma dei quadrati dei due monomi, quindi come abbiamo visto prima, prendiamo il quadrato del primo monomio, il quadrato del secondo monomio, questa volta però non con la sottrazione ma con la somma. E infine il doppio prodotto del primo monomio per il secondo. Cosa significa monomio? Lo faccio la seconda, prendo il secondo monomio e faccio la seconda, poi faccio il primo moltiplicato con il secondo moltiplicato per 2. E attenzione! Il risultato avrà un segno positivo o negativo a seconda di come saranno poi questi due monomi, se saranno dei monomi positivi o negativi. Ma per ora è tutto, arrivederci alla prossima lezione da Mr. Boscherini.